Beh, non siamo neanche, non riusciamo neanche a discuterne. Perché? Perché questi qua hanno adottato il seguente metodo. Decreti e voti di fiducia. Siamo, vi informo, perché stiamo battendo il record mondiale, è giusto saperlo quando abbiamo qualche record e cose. Noi siamo a 55 decreti in 2 anni e siamo a 35 voti di fiducia. Fa un voto di fiducia e mezzo al mese, compreso agosto e Natale, con 80 deputati in più che ha la maggioranza in Parlamento. Voti di fiducia, decreti, non si discute. Quando dicevo si stringe la democrazia, si stringe la cinghia per i più deboli, attenzione. E c'è un uomo solo al comando, non è mica Berlusconi, eh. È Tremonti, è un uomo solo al comando. Speriamo che ci azzecchi, comanda solo lui. Nessuno può parlare, non può parlare perché c'è il voto di fiducia all'opposizione, ma non può parlare neanche la maggioranza, ma non può parlare neanche il Consiglio dei Ministri. I ministri non sanno quello che votano. Bondi è uscito dopo 2 giorni, ha scoperto che gli segavano metà del ministero. Questo ha scoperto. Bondi ha scoprto questo. La Prestigiacomo ha scoperto, articolo 45, eccetera, che abolisce i certificati verdi, non c'è più finanziamento per rinnovare. Oh, che sorpresa! Non sono d'accordo, dice lei. Galan ha scoperto che ci mettono la norma per quelli delle quote latte che hanno frodato l'Europa, eccetera, e dobbiamo dare ancora dei soldi. Maroni ha scoperto che gli stavano segando gli interventi per la sicurezza. Scajola non si è accorto di niente perché lui non si è accorto neanche che gli pagavano la casa. Ma quando se ne è accorto ci è rimasto del male, quella roba ci è rimasto malissimo. E quindi tutti sono zitti. Zitto Parlamento e zitto Consiglio dei Ministri. Questo è, io ho spiegato sta roba anche per dirvi qual è, diciamo, l'esito della fase 2 del berlusconismo. Cioè, è questo il punto a cui ci ha portato il berlusconismo, sia in termini di meccanismo democratico, sia in termini di politiche economiche e sociali. Allora, nell'epoca del berlusconismo, dove la democrazia si restringe, dove appunto tocca stringere anche la cinghia, quest'epoca ormai dura da 16 anni. 16 anni. Ha governato più precisamente, come dicevo, 7 anni degli ultimi 9. A questo punto si può anche fare una riflessione, no? Lui dice che è sempre colpa dei magistrati, delle regioni, del Presidente della Repubblica, dell'Organizzazione nazionale, dei comunisti. Ma se hai governato 7 anni su 9, adesso dovresti dirmi in sintesi in che cosa sta meglio l'Italia. Noi abbiamo meno occupazione, abbiamo un andamento negativo della ricchezza prodotta, abbiamo record della pressione fiscale, meno tasse per lui, non per tutti. Questo è stato l'esito. Chi le paga? Non ne ha mai pagate così tante. Questo risulta da tutte le statistiche. Questo è l'esito di questi anni, al quale esito va aggiunto un problema ulteriore, che è quello del deperimento della moralità pubblica, del deperimento della correttezza, dell'affacciarsi di un sistema che possiamo battezzare quello delle cricche e che non è riconducibile alla teoria delle quattro mele marce. Qui è questione di frutteto, non di quattro mele marce. E il meccanismo del frutteto sta in questo, che quando te per anni, anni e anni metti nel meccanismo democratico l'idea del gepensi mi,
questo è il riassunto che si è fatto da solo del Berlusconismo. Gefensimi vuol dire che comando io, vuol dire che nomino i parlamentari, vuol dire che metto il mio nome su tutti i simboli elettorali del comune più piccolo di sto paese, vuol dire che non voglio organizzare un partito, vuol dire tutte queste cose qua, vuol dire che faccio il bene e il cattivo tempo, vuol dire che sono l'imperatore, no? E gli imperatori cosa c'avevano sotto? C'erano i feudatari, poi c'erano i vassalli, i valvassori e i valvassini, fino nei posti più lontani dell'impero. E questi qua dicevano, io conosco quello là, che conosce quello là, che conosce quello là, che conosce l'imperatore. Quindi faccio io. Questo è. Faccio io, fuori dalle regole, fuori dalla legalità, fuori dai percorsi di trasparenza. E stanno venendo fuori queste cose. E fanno questo con l'aiuto intenzionale di cosiddette legislazioni speciali, che sono quelle robe che partono da una bella parola, una cosa di cuore, un terremoto, una grande disgrazia, i beni culturali, preservazione dei beni culturali, i temi ambientali, questioni, i rifiuti. Guarda che dei problemi delicati, ci vuole una legge speciale. La legge speciale cosa deve prevedere? Per fare la svelta non fai gare, non fai procedure, non fai trasparenza. E quindi chi decide? Decide uno di quelli lì, di quella catena lì, che ci fa spendere una barcata di soldi e se ne mette pro quota in tasca. Lui e tutti quelli attorno. Questo sta venendo fuori e questo verrà fuori perché la magistratura deve essere lasciata in pace, deve lavorare e deve andare fino in fondo, come ha ricordato oggi il Presidente della Repubblica. E verrà fuori. Guardate lo scandalo della... Me fa male il cuore dirlo. All'Aquila sono andati giù col miracolo. Ci hanno fatto vedere il miracolo, è la cosa, è il record, eccetera. Dopodiché il miracolo ha preso su le ruote, l'hanno portato da un'altra parte, è rimasto là un sindaco, senza un soldo, in mezzo alle macerie, con la gente ancora negli alberghi, e gli alberghi adesso li sfrattano perché non li stanno pagando, con un piano di ricostruzione tutto per aria, e che lui che dice che sono provocazioni, sono andati sotto a Palazzo Pisi, si sono fatti anche menare, e questo qua ancora gliene andava lui. Allora io dico, questo è la vicenda a cui ci ha portato lui, ma non diamo la colpa solo a lui, perché qui la catena comincia a essere larga. Noi dobbiamo, poi, per l'amor di Dio, ma insomma bisogna sapere, per esempio, quel meccanismo lì che dicevo, e cioè i decreti, i voti di fiducia, eccetera, eccetera, che pensi mi e via via, ha ricattato ampiamente il corpo sociale, gli interessi, categorie sociali, opinioni. Perché o è così e applaudi, o domani può anche essere peggio, perché mi basta una riga sul decreto. Applausi. E mica il Parlamento che decide, abbiamo assistito anche a questo, no? Responsabile della più grande organizzazione italiana che si fa dare 2 miliardi con una telefonata a patto, questo era il patto, che dicesse bene e adesso va bene. Questi sono ricatti, hanno creato del conformismo. Hanno creato del conformismo. E su questo bisogna dire parole chiare, attenzione. Io dico, un partito come il nostro, amicizie con tutti, ma la verità prima di tutto. La verità prima di tutto. Se un taglio va addosso ai lavoratori, lo si dice. Ok. Se le regioni devono tagliare i servizi, non si può far finta di andare dalle regioni e dirgli adesso dammi i soldi Errani, dammi i soldi Formigoni, dopo che hai fatto l'applauso là.